In caso di sovrappeso, glicemia alta, diabete, ma anche per dimagrire, ci dicono che insieme ai dolci dobbiamo eliminare anche la frutta. Ma è corretto? Cosa dice la scienza? Il dottor Squalozzi mi ha tolto tutto, mi ha messo solo a pane e acqua. A volte la paura di sbagliare o di stare male porta a fare scelte estreme. Per fortuna la naturopatia e studi scientifici sempre nuovi ci danno le risposte di cui abbiamo bisogno per vivere sempre trendy e sani in ogni situazione. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace a altri nuovi video. Allora, quando si parla di glicemia ci sono due valori da considerare, l'indice glicemico e il carico glicemico. Ma non è la stessa cosa? No, sono molto diversi! L'indice glicemico è la quantità di zuccheri contenuti nel cibo, mentre il carico glicemico è il tempo nel quale questi zuccheri vengono rilasciati. La frutta, anche quella con un indice glicemico alto, ha sempre un carico glicemico basso. Questo perché contiene sì zuccheri, ma anche fibre e altri nutrienti che vengono usati dal corpo quando gli serve, senza squilibrare gli altri valori. In più, la fibra alimentare riduce l'assorbimento degli zuccheri. Per questo la frutta va consumata fresca, meglio se con la buccia, intera e non come succo da bere. Lo dimostra uno studio del Department of Nutrition presso il Regional Hospital di West Jutland in Danimarca. Gli studiosi addirittura sconsigliano di ridurre la frutta anche per i pazienti diabetici e anche quelli in sovrappeso. Il link è in descrizione. Gli zuccheri artificiali invece squilibrano il metabolismo degli zuccheri e causano alterazioni anche gravi, oltre a stimolare una risposta eccessiva degli organi come pancreas e fegato. E non sono sempre zuccheri! Sono diversi, lo spiega uno studio scientifico americano di Harvard. Gli zuccheri raffinati, come quelli aggiunti nei succhi di frutta, aumentano il rischio di diabete, mentre la frutta vera, come mele, uva, mirtilli, lo riducono. Questa è un po' una rivoluzione, ma andate a leggere la ricerca, è in descrizione. Ovviamente siamo tutti diversi e anche la scienza spiega che ci sono risposte soggettive a ciascun tipo di cibo. Per questo è fondamentale affidarsi sempre allo specialista di riferimento. E poi, come sempre, la cosa più importante qual è? È fare prevenzione, e la frutta aiuta. Mangiatela ogni giorno, ma un poco per volta, uno o due frutti al massimo e possibilmente dello stesso tipo per favorire la digestione e l'assimilazione. E con la frutta ho aiutato tante persone nel passaggio di disintossicazione dai dolci. Funziona! Prima di salutarvi, vi ricordo, iscrivetevi, attivate le notifiche e sostenete insieme a me la vita trendy e sana abbonandovi al canale. Un piccolo gesto al mese può fare una grande differenza per molti. Info in descrizione. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!